Bene, bentrovate, bentrovati a tutti. Grazie per la vostra numerosa, nutrita partecipazione. Detto tra noi, sembra davvero ieri che ci siamo trovati qui al MUDEC, in questo bel auditorium, per presentare un'edizione che poi ha consegnato il Festival dell'Economia alla maggiore età. L'anno scorso 18 anni. Quest'anno siamo qui per parlare della 19ª edizione, un festival che matura anno dopo anno. E quindi il ricordo di quello che è stato l'anno scorso era doveroso, ma forse, se mi consentite, facciamo un salto ancora più indietro nel tempo. L'occasione mi è offerta dal titolo che il gruppo 24 Ore, Trentino Marketing, la provincia, l'università e il comune di Trento hanno scelto per l'edizione di quest'anno. Quo vadis, dove vai? Insomma, bisogna fare un salto parecchio in là nel tempo per ricordare che era il 1951 quando il regista Mervyn LeRoy firmò una pellicola che diventò celebre, ma a sua volta traeva origine da un romanzo di uno scrittore che era Henryk Sienkiewicz, intitolato il suo romanzo Quo Vadis, piccola nota giornalistica che forse il direttore Tamburini sa. Questo romanzo era stato pubblicato a puntate sulla Gazzetta Polacca, poi venne pubblicato come romanzo e consegnò questo scrittore alla fama internazionale, tant'è che divenne poi un premio Nobel per la letteratura. Fosse in vita, sono sicuro che l'avreste invitato. Quo Vadis, comunque, è una frase in latino, un termine che è diventata il simbolo di un orientamento che prima per la comunità cristiana, questa la storia racconta, sapete che nasce da una leggenda, San Pietro che incontra Gesù Cristo mentre cercava di fuggire dal martirio a Roma, Gesù Cristo rispose alla domanda Signore dove vai? Dicendogli torno a Roma per essere crocifisso una seconda volta. E allora Pietro si accorse che stava commettendo un atto di codardia, tornò a Roma, la storia la sapete anche voi come è andata a finire, però questo è un aneddoto che poi è stato ripreso nella cinematografia e che ha trasformato questa frase in una specie di vademecum che ogni comunità ha usato per riflettere sul proprio futuro, sull'orientamento che deve prendere e credo che questo sia uno degli obiettivi del Festival dell'Economia, uno degli obiettivi che si dà da sempre il Festival dell'Economia. Insomma, scusate, ho fatto un salto nella storia, però se mi lasciate giocare un po' con le citazioni latine, colpa del Quo Vadis, si dice che l'historia è magistra vita. E è vero che mala tempora curruunt, come diceva Cicerone, ma noi possiamo pur sempre seguire due consigli ottimi che ci vengono dai latini. In medio stat virtus e soprattutto carpe diem. Allora, siccome tempus fugit e ne sto spendendo fin troppo per questa presentazione, io comincio le danze per questa edizione del Festival dell'Economia numero 19, invitando i primi tre ospiti qui al salottino con me. Quindi Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento, e poi in rappresentanza del gruppo 24 Ore Edoardo Garrone, il presidente, e l'amministratrice delegata Mirgia Cartia d'Asero. Grazie, accomodatevi, la mettiamo al centro e prima di cominciare a fare una breve chiacchierata con loro, gustiamoci insieme un bel ricordo del passato, visto che ho iniziato col passato. Guardiamo l'edizione 2018 con le migliori immagini. Prego la regia di trasmetterle. Sono le cifre che rappresentano il successo dell'edizione del 2023 del Festival dell'Economia, che sicuramente ha rappresentato un record per quanto riguarda la partecipazione di ospiti, di relatori, di ministri e
sicuramente anche di pubblico che ha seguito questa kermesse, non soltanto fisicamente a Trento, nelle tante sale e teatri messi a disposizione, ma anche via streaming con le varie piattaforme digital messe a disposizione dal gruppo 24 Ore, dalla provincia, da Trentino Marketing, dal Comune di Trento e dall'Università di Trento. Vi aspettiamo quindi alla prossima edizione, questo è il cartello finale di questo breve video riassuntivo. Torniamo all'oggi, Presidente Fugatti, e parliamo del titolo, Quo Vadis. La domanda che le rivolgo è questa, per un amministratore di un territorio autonomo, qual è il Trentino? Quo Vadis rappresenta l'invito a tracciare la rotta piuttosto che a seguirla? Bene, innanzitutto buongiorno, saluto il Presidente Garrone, l'amministratrice Cartia d'Asero, saluto tutti i presenti e credo che il titolo scelto quest'anno dai nostri organizzatori, che segue anche il titolo dell'anno scorso, che anche il titolo dell'anno scorso fu un titolo diciamo azzeccato rispetto ai tempi che si vivevano, sia un titolo che pone in qualche modo Trento al centro del dibattito, ma anche rispetto a quello che Trento sta facendo o sta sviluppando. Trento e il Trentino ovviamente, poi lo dirà il sindaco, Trento quest'anno capitale del volontariato, spesso magari ci dimentichiamo che nel 2026 in Trentino ci saranno le Olimpiadi e quindi questo percorso nato nel tempo che si sta velocemente avvicinando e sta portando il nostro territorio ad essere al centro del mondo sotto l'aspetto sportivo, lo siamo tutti gli anni anche con il festival dello sport, con gli altri festival che ci sono, lo siamo nel campo della ricerca, eravamo qui proprio qui a Milano con FBK a presentare il programma della nostra fondazione insieme al presidente Resta per gli anni a venire nell'ambito della ricerca e quindi nell'ambito di quel percorso diciamo innovativo che è quello dell'intelligenza artificiale anche. Però ovviamente ci aspettiamo tanto dai prossimi interventi che faranno il direttore Tamburini e Federico Silvestri rispetto all'attesa che c'è, perché il festival dell'anno scorso fu un festival importante, di grande impatto sia nel mondo che abbiamo detto adesso, quindi il mondo accademico, il mondo scientifico, sappiamo quanto l'Università di Trento ci tenga giustamente a mantenere un principio scientifico, una vocazione scientifica che c'è, e questo è indubitabile, però voglio dire anche l'attenzione ai giovani, perché il valore aggiunto è al mondo delle scuole, il valore aggiunto che stiamo sentendo è l'attenzione ai giovani al mondo delle scuole, lo abbiamo visto anche l'anno scorso e sicuramente quest'anno ci attendiamo qualche passaggio. E oltretutto siamo anche alla terza edizione e quindi noi amministrativamente abbiamo fatto tutti i passaggi, oggi lo voglio dire proprio in questa sede, abbiamo fatto tutti i passaggi per andare a rinnovare il contratto con il Sole 24 Ore per altri 3 anni, quindi il 25, 26 e 27, Presidente. Direi che questa notizia, Presidente, merita un applauso, no? Di incoraggiamento. Sarà una decisione. Una sorpresa. Sarà una decisione che la Giunta Provinciale prenderà in una delle prossime sedute, però tutto il percorso amministrativo che c'è dietro, che noi sempre dobbiamo compiere per fare queste scelte, è stato fatto e quindi Sole 24 Ore con i progetti che ha presentato è risultato essere di nuovo l'organizzatore per altri 3 anni del Festival dell'Economia a Trento. Bene, grazie Presidente Maurizio Fugatti. Allora, Presidente Garrone, c'è come dire una partenza molto incoraggiante e nello stesso tempo responsabilizzante, perché abbiamo visto in questi 3 anni un festival cresciuto, no? A un certo punto si riuscirà a crescere all'infinito. È un tema, cioè qual è poi il valore aggiunto che il gruppo 24 Ore intende porre in questa avventura? Intanto il Presidente Fugatti ci ha dato una bellissima notizia e lo ringrazio per la fiducia. In questi 2 anni credo che la macchina, lasciatemi definire così, del Sole 24 Ore abbia già dato dimostrazione di quello che sa fare. È una macchina organizzativa che d'accordo con
e in coordinamento strettissimo con le autorità trentine è riuscito a gestire un'organizzazione molto complessa e l'ha fatto molto bene. Poi la città di Trento, che è una città meravigliosa, ha consentito di usare delle formule inconsuete per dei convegni, no? Io sono uno che ai convegni fatti nei capannoni ha un tasso di resistenza di un'ora e mezza e poi comincia a girare. Invece a Trento sono interventi, sono vari panel tematici con esperti scientifici della finanza, dell'economia, dell'imprenditoria, degli opinion leader che si mettono a confronto su vari temi e in una situazione, come dire, friendly, anche ambientale, si ha l'occasione, no, di incontrarci al calbar, se così posso usare come termine, come esempio, che è un momento anche fondamentale in cui si fanno conoscenze, si approfondiscono i temi, si ridiscutono e quindi sono 5 giorni intensi di relazioni, oltre che di contenuti. E questo credo che sia uno dei grandi valori della formula del Festival di Economia di Trento, che ormai, lo possiamo dire con orgoglio, è un festival importante per il paese. Quindi è un festival di interesse nazionale. Interesse nazionale anche per dare, come dire, far uscire quelle indicazioni per un futuro che è assolutamente complesso, lo vediamo, gli scenari delle tensioni geopolitiche cambiano rapidamente i paradigmi dell'economia, che la situazione è peggiore per chi fa impresa, perché l'impresa ha bisogno di scenari stabili per poter programmare gli investimenti, che non si programmano in pochi giorni, e tanto più la visione è condivisa di dove si va, tanto più riusciremo a fare gli investimenti per essere competitivi. Questo vale per l'Italia, ma vale per l'Italia in un'Europa che, ricordiamo, rinnova con le elezioni europee i propri rappresentanti. Questo è un momento importantissimo. E il Festival di Trento capita proprio in quel momento lì. E quindi servirà anche indicazione per l'Europa che verrà. Formula, impegno organizzativo straordinario tra Sole 24 Ore e tutti i suoi collaboratori con le autorità trentine, ha prodotto il successo degli ultimi 2 anni. E io sono convinto che su queste basi, anche con come dire, la dedizione, la forza, il lavoro che fa tutti i giorni del nostro direttore Tamburini, sarà un'edizione ancora migliore rispetto alle precedenti. Se poi il presidente Fugatti, con la notizia che ci ha dato, avrà avuto ragione, e noi avremo il dovere anche l'anno prossimo di fare ancora meglio. E quindi il fatto di dover fare sempre meglio è una grande assunzione di responsabilità. Ma io sono convinto che con le qualità che ha il Sole 24 Ore, con tutti quelli che lavorano per il Sole e con le organizzazioni trentine, riusciremo veramente a avere una edizione di grandissimo successo e di grandissimo contenuto tecnico e scientifico. Grazie Presidente Garrone. Ha centrato in particolare con "se non si sa dove vogliamo andare", no? Che è il Quo Vadis famoso del titolo di questo festival, quindi è molto importante avere una consapevolezza, che poi il Quo Vadis è una domanda che rivolgiamo ciascuno a un altro tra i vari attori del sistema paese. Restiamo ancora con il Sole 24 Ore, con l'amministrazione delegata Mircea Cartia D'Azero, che sicuramente anche lei
coglierà questo annuncio del Presidente Fugatti come una sfida per nuovi obiettivi da raggiungere. Intanto per questa edizione quali vi siete posti? Anch'io saluto e sono veramente contenta che ci siano così tante persone che hanno dimostrato un'attenzione crescente così importante nei confronti di questo festival che, come ricordava il Presidente, è il festival del Paese. Ricordiamo che in quei giorni si ferma l'agenda del Paese e tutti guardano a Trento e noi quindi siamo orgogliosi di aver contribuito a questa organizzazione insieme alle istituzioni trentine e a maggior ragione di avere l'opportunità di continuare a farlo. Quindi grazie per questa dimostrazione di fiducia. Ovviamente sentiamo la sfida e la responsabilità. Il mio contributo è contenuto, volevo soltanto dire che in questo festival si incarnano quelle che sono le linee guida del nostro piano industriale, quindi le famose 3G, perché abbiamo comunque una particolare attenzione al genere e questo è dimostrato da, e devo ringraziare il direttore Tamburini che non senza sforzo continua a includere appunto sia tante donne nei panel. Quest'anno abbiamo il 35% di presenza femminile, solo 2 anni fa era il 25%, quindi comunque un'attenzione particolare per questa diversità, una diversità che lo sappiamo scientificamente è dimostrato: se ci fossero più donne in ruoli apicali nelle nostre aziende in Italia ci sarebbe un incremento del 12% del PIL, quindi non lo diciamo perché io sono una donna o perché è di moda, ma perché davvero viene fuori un risultato migliore, quindi c'è un confronto più ampio. Ma anche i temi che sono in questo ricchissimo palinsesto, io veramente non riesco a immaginare come fa il direttore a stupirci ogni anno con un palinsesto sempre così ricco e variegato, poliedrico anche di tanti temi, ma molti sono i temi di interesse dove non parlano le donne per le donne, ma dove effettivamente si affrontano i temi della diversità di genere da tanti punti di vista. E poi voglio ricordare la diversità generazionale, che è la seconda G, che per noi è importantissima, è stato citato dal Presidente Fugatti, perché che il Festival dell'Economia di Trento sia un momento di confronto profondo tra accademia e mondo scientifico e politico, ricordo l'importante presenza dei politici, lo diamo un po' ormai per scontato. Quello che invece secondo me è una novità importante dell'organizzazione del gruppo 24 ore per questo festival è proprio l'aver attratto tantissimi giovani e famiglie che affollano tutti i panel, anche quelli delle volte più aulici, ma che poi invece si ritrovano al centro nel bellissimo programma del Fuori Festival. E io per questo ringrazio Federico Silvestri che ha fatto davvero un grande lavoro su questo aspetto, quindi creator, comunque influencer, quindi parlare ai giovani nei loro luoghi e col loro linguaggio. E questo sappiamo quanto è importante in un momento in cui abbiamo il problema dei NEET, giovani che non lavorano e che non studiano, che ha raggiunto il 25%, quindi fondamentale riuscire a trovare le chiavi per attrarre anche questo pubblico che, ricordo gli anni scorsi, faceva la fila sotto la pioggia, sotto il sole per entrare a affollare tutte le sale che Trento ha messo a disposizione. E non possiamo dimenticare le piazze, perché anche quelle sono state appannaggio dei giovani, li vedevo molto presenti. E poi infine la terza G, che è quella della geografia, per noi l'internazionalizzazione è una direzione che abbiamo preso col nostro gruppo in modo sempre più enfatico, e quindi fortissima la presenza di relatori che vengono da tutte le parti del mondo, focus di molti panel su mondi che sono oltre i nostri confini, anche la Cina, abbiamo anche relatori che vengono dalla Cina, e anche un particolare occhio all'economia dell'India, che il Fondo Monetario Internazionale ha definito la locomotiva dell'economia mondiale. Noi abbiamo pure un corrispondente dallo scorso ottobre in India, e quindi quando abbiamo portato il festival in giro l'anno scorso, Road to Trento ci ha visto partecipi di questi incontri insieme alle ambasciate italiane nel mondo, ad Abu Dhabi, a San Francisco, a Lugano, quest'anno, e anche a Johannesburg, e quest'anno appunto non abbiamo potuto fare a meno di concentrare l'interesse su Delhi, appunto dicevamo un'economia importantissima per tutto il mondo e anche per il nostro paese, dove sono presenti più di 600 imprese italiane. Quindi abbiamo aperto il festival proprio a Delhi, voglio ricordare l'ambasciatore Vincenzo De Luca che era entusiasta che questo accadimento avvenisse proprio a Delhi, e poi anche Berlino e Londra, quindi punti nevralgici delle economie che interagiscono con la nostra, importantissima questa dimensione internazionale in un'era che, l'ha detto il Presidente Garrone, io definirei la certezza dell'incertezza. Senta, prima di lasciarla, ce lo regala uno slogan per convincere a venire a seguire il Festival a Trento? Se lei dovesse convincere qualcuno, cosa direbbe? Venite a Trento perché?
direi, perché qui ci sono le giuste domande che valgono ancora più delle risposte. Quindi si parte da Quo Vadis, ma poi ci facciamo le giuste domande e c'è il confronto tra diverse generazioni e diversi cluster di persone. Bene, ecco perché amministratrice delegata. Complimenti per la risposta, un applauso a Mirja Cartia-Dasero, Edoardo Garrone e Maurizio Fugatti, che invito ad accomodarsi, perché adesso entriamo un po' nel primo nocciolo, visto che è una conferenza stampa per presentare un programma, quindi so che i colleghi giornalisti hanno delle domande che hanno a che fare poi con la declinazione pratica del festival, quanti ospiti, quanti panel, quanti ministri, quanti Nobel, insomma. Non vorrei che, sentendo questo annuncio, il direttore Fabio Tamburini, che invito adesso al Lambone, stia pensando di tenersi qualcosa di riserva per i prossimi 3 anni, perché ho dato un'occhiata al programma, effettivamente è sterminato. Direttore, ce la faremo? Beh, chi ha dei dubbi in proposito, no? No, Quo Vadis, da qualche parte andremo. Visto che siamo in tema di citazioni latine, me ne viene in mente una di cui sono straordinariamente convinto e che peraltro abbiamo già visto in scena nei 2 anni scorsi. Trento caput mundi. E così sarà anche quest'anno. Noi abbiamo 4 giornate che io penso saranno davvero entusiasmanti. Allora chiedo alla trentina. Non abbiamo tenuto nessuna carta di riserva per i prossimi anni. A noi piace osare e poi dopo chi vivrà vedrà per quel che riguarda le prossime edizioni. Tutto quello che potevamo fare quest'anno l'abbiamo fatto. Direttore, non ho sentito l'ovazione della curva trentina dello stadio. Ci sono un po' distratti. Vabbè, ma perché ci sono abituati. Tra l'altro le classifiche del Sole 24 Ore lo confermano, perché è anche un filo imbarazzante. Abbiamo sempre Trento ai primi posti e io adesso sto cercando di manovrare le questo situazioni, però devo dire ancora da farli retrocedere un po', perché poi dopo uno dice vabbè, per forza, fammi il festival. No, questo era Trento. Ancora prima del festival. Ma non è così, giuro. Succedeva ancora prima, il sindaco conferma, il presidente pure e anche il rettore. Adesso cercheremo di farli arretrare un po'. Perché... No, cioè voglio dire... Facciamo anche il festival. Il sindaco è diventato rosso, vabbè. Allora, direttore, da che parte vogliamo cominciare? C'è un programma sterminato. Ma come sterminata è la risposta alla domanda di fondo che abbiamo fatto immaginando il titolo dell'edizione di quest'anno. È il Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, ma come emerso anche dai 3 interventi precedenti, i dilemmi sono tanti e purtroppo caratterizzano una fase che è quella che stiamo vivendo, che è l'incertezza, no? Che diceva, a cui faceva riferimento prima l'amministratrice delegata del Sole 24 Ore, la Mirja Cartia-Dasero. Viviamo in un'epoca di incertezza. E quindi è un'incertezza che è un'incertezza a tutto campo. E il festival ha voluto uno a uno andare a dare delle risposte o a cercare di dare delle risposte a tutte le incertezze, ai dilemmi del nostro tempo. Per questo io credo che ci siano 3 condizioni di fondo. Uno è avere un atteggiamento che mette al primo posto la dialettica, il confronto. Ricordo che il beneficio del dubbio, non me lo sono inventato io, è una citazione di Bertolt Brecht, Dio lo santifichi per queste sue parole, il beneficio del dubbio, quando siete di fronte a qualcuno che ha delle certezze, ponetevi delle domande su questa persona. Oggi abbiamo una situazione di straordinarie incertezze. Noi nel festival le racconteremo con un confronto dialettico tra posizioni anche opposte. Faccio un esempio, avremo al festival l'ex capo della CIA, Petraeus, generale dell'esercito americano, ma avremo anche 2 esponenti, 2 professori della scuola del Partito Comunista Cinese. È chiaro che sono posizioni diverse, è chiaro che sono posizioni opposte, siamo felici di presentarle al festival e non è, credetemi, facile portare in un'occasione del genere esponenti che hanno delle storie così diverse. Noi siamo orgogliosi di avere come gruppo Sole 24 Ore, lasciatemelo dire, come città e provincia di Trento, essere riusciti a creare le condizioni per averli come protagonisti al festival. È un festival che per definizione si occuperà molto di geopolitica quest'anno, perché
E noi stiamo vivendo da questo punto di vista un'epoca davvero particolare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo Nagasaki e Hiroshima, ha determinato un periodo magari di contrapposizione tra due blocchi, ma anche alla fine di pace, senza guerre. Purtroppo la memoria dell'uomo è una memoria corta. Sono passati ormai tanti anni, dal 1945, e si è persa la consapevolezza nei popoli e anche in chi li governa dei disastri che determinano le guerre, e quindi la guerra è tornata a essere strumento di soluzione dei conflitti, e oggi ci sono 60 guerre in corso nel mondo. Ne abbiamo una in Europa, in Ucraina, ne abbiamo un'altra a tiro di schioppo in Palestina. Ecco, quindi la geopolitica, il capire, il cercare di renderci conto di che cosa sta accadendo, aggiungo, prima che sia troppo tardi, è uno degli argomenti chiave. Ci aiuterà in questo percorso il partner che abbiamo per quanto riguarda la geopolitica, che è confermato anche quest'anno, che è l'ISPI. Paolo Magri, che è al vertice dell'ISPI, sarà anche quest'anno protagonista. Abbiamo scelto di fare un'eccezione alla regola. Vedete, è una buona abitudine di non ripetere mai il titolo del festival nella titolazione dei vari eventi. Abbiamo fatto un'eccezione. L'asse portante delle riflessioni sulla geopolitica li abbiamo chiamati tutti Quo Vadis, seguiti dalla specifica relativa all'argomento che nei vari eventi di cui si parlerà. Quindi avremo un Quo Vadis mondo, avremo un Quo Vadis Cina, avremo un Quo Vadis Stati Uniti, un Quo Vadis Europa e anche un Quo Vadis Medio Oriente, e la presunzione di portare a discutere di dove va il mondo e queste parti del mondo che ho citato, persone che possono portare davvero un valore aggiunto, come lo porterà anche l'ASPEN, perché è il partner del Festival ISPI, ma avremo presente anche l'ASPEN, che è un'altra grande associazione che di geopolitica se ne intende. E avremo visioni del mondo completamente diverse. Avremo sui temi anche della geopolitica, avremo Romano Prodi, ma avremo anche Giulio Tremonti, e avremo contributi che, e questo lo sottolineo perché è un punto importante, certamente verranno da personaggi ben conosciuti italiani, ma anche europei, ma non solo europei, anglosassoni di ogni altra parte del mondo, perché per l'appunto è un festival dell'economia, ma è anche un festival internazionale, e questa è una sottolineatura a cui tengo particolarmente, così come tengo particolarmente, e apro una brevissima parentesi, a un altro aspetto. È un festival dell'economia, e l'ho detto fin dall'inizio, non del gruppo Sole 24 Ore, è un festival dell'economia, e lo sarà anche quest'anno, di Trento e dei trentini. E per questo abbiamo una parte del festival, che è quello dedicato all'economia dei territori, che quest'anno sarà particolarmente importante. Ma, ed è questa la seconda sottolineatura, poi chiudo la parentesi e vado avanti sul programma, questo è un festival dei giovani. L'anno scorso li abbiamo visti, un po' di tutte le età, sono stati uno degli aspetti più significativi del festival. Quest'anno sarà ancora così, e sarà ancora di più così. Abbiamo scelto anche per questo di anticipare il festival, quest'anno si terrà dal 23 al 26 maggio, proprio perché sono giorni in cui l'Università di Trento è aperta, e questo ci permette di coinvolgere ancora di più gli studenti trentini, e ci sarà un imperativo categorico per ogni moderatore dei diversi panel. Quello di dare spazio nelle domande, e ogni panel avrà questo spazio riservato ai giovani, e anzi faremo di tutto perché devono essere i primi a fare le domande e cogliere questa occasione straordinaria di presenza a Trento di personaggi che davvero è raro vedere insieme a confronto, e ho citato prima il caso del generale Petreus e dei due professori della scuola del Partito Comunista Cinese, ma
non è soltanto questo, ci saranno tanti altri esponenti carismatici, influenti del mondo del potere, che saranno lì a Trento pronti per rispondere alle domande, e mi auguro davvero che gli studenti devono avere parola in questi eventi, tanti eventi che abbiamo organizzato anche quest'anno. Avremo tra i partecipanti ai vari Quo Vadis Luigi Di Maio. Luigi Di Maio l'abbiamo conosciuto come politico italiano, ma adesso è in Europa, è il rappresentante per l'Europa del Medio Oriente, sarà presente a Trento, così come avremo personaggi che purtroppo abbiamo visto, dico purtroppo perché le circostanze sono state tragiche, agli onori delle cronache. Avremo il segretario generale di Medici Senza Frontiere, quel Christopher Lockyer, che è intervenuto nelle settimane scorse all'ONU, è reduce da Gaza e sarà presente a Trento per raccontarci le tragedie di una guerra che forse mai, come in questo caso, e vale anche per l'Ucraina, ha coinvolto non tanto gli eserciti che si stanno combattendo, ma la popolazione civile, con tutti i drammi che ne stanno emergendo. E questo deve essere un punto chiaro. Noi siamo un festival dell'economia che lavora per la pace, perché i conflitti devono essere risolti con la dialettica, con il confronto e avendo come obiettivo la pace e non le guerre. Questo è un punto importante. Intanto, direttore, stanno scorrendo alcuni volti, alcuni nomi del programma. Qualcuno li ha citati, altri stanno comparendo. Ho parlato della geopolitica. Sottolineo un aspetto, perché li vedete scorrere, ci saranno 5 premi Nobel, quindi nel solco delle tradizioni del Festival dell'Economia, i nomi poi li trovate nella cartelletta che è stata appena distribuita. 5 premi Nobel danno la possibilità al Festival di avere dei contributi accademici che davvero sono straordinariamente significativi. Tornerà con noi per esempio Yunus, portatore di un'esperienza davvero significativa nel microcredito. Ci sarà Edmond Phelps, ha saltato l'edizione dell'anno scorso per motivi di salute, quest'anno ha voluto esserci in ogni caso. Ci sarà il premio Nobel per la pace Karman, ci sarà Michael Spence, e mi fa davvero piacere perché la sua presenza al festival non era scontata per tante ragioni, lo avremo con noi. E poi andremo a rispondere, a passare in rassegna tutti gli altri dilemmi del nostro tempo. Uno tra tutti, che riguarda particolarmente il mondo degli studenti che si affacciano al passaggio successivo, che è quello dell'entrata nel mondo del lavoro. E come cambia il mondo del lavoro? È un panel che abbiamo chiamato La rivoluzione del lavoro, perché questo è quello che sta accadendo già oggi. Non è l'anticipazione di quanto accadrà nei prossimi anni, è in corso una rivoluzione del lavoro, e l'impatto che sta avendo, attenzione al verbo, non ho detto che avrà, ho detto che sta avendo già oggi, l'intelligenza artificiale è portatore di cambiamenti epocali. E proprio all'intelligenza artificiale sono dedicati, lo vedrete nel programma man mano che poi oggi lo presentiamo, nei prossimi giorni lo troverete sulle pagine del Sole 24 Ore, su internet. Ecco, all'intelligenza artificiale abbiamo dedicato una particolare attenzione, perché davvero sta cambiando il modo di lavorare, il mondo del lavoro, ma anche la nostra vita quotidiana. Qua mi fa piacere citare, e sarà al Festival domenica 26, Padre Benanti, che è un francescano un po' atipico, perché è uno dei primi che ha cominciato a occuparsi dell'intelligenza artificiale, certo per una parte che riguarda l'etica, ma anche per quel che riguarda l'impatto sull'economia, sul sociale, e credo che la sua presenza al festival sia davvero tra i piatti significativi che possiamo presentare nel menù.
insieme con un signore che magari voi non conoscete molto, si chiama Trombetti, sarà presente insieme con la moglie, è uno dei protagonisti della, una volta l'avremo chiamata New Economy, no? Di tutto il mondo che si muove dietro l'entrata dell'intelligenza artificiale nella vita di tutti noi. Questo signore Trombetti è artefice di una startup che gli ha assicurato di sedere su una montagna diciamo così, in modo un po' prosaico, di denaro. Ecco, questo signore adesso si trova in barca a vela con la moglie, gira il mondo e continua a occuparsi di startup. Sarà a Trento e lo vedremo, parteciperà con noi, ci racconterà come il mondo del il viaggio in barca a vela che sta facendo nel mondo gli permette di fare meglio il suo lavoro di start-upper in tutto quello che sta cambiando oggi nel mondo. E penso che sia un'occasione formidabile poter interloquire con lui, fargli delle domande, sentire quella che è stata, quella che è la sua esperienza, direi anche quotidiana, perché non ha smesso di fare l'imprenditore, ma lo fa in modo diverso. E qui mi richiamo a un evento che abbiamo organizzato, che è presente nel programma del festival, che ha un titolo un po' particolare, ma mi fa piacere di... Ecco, uno dei dilemmi della nostra epoca è correre o rallentare. C'è un signore che ci ha fatto un libro, sarà presente a Trento per confrontarsi su questo argomento, perché noi viviamo un'epoca in cui è naturale correre, ma a volte può essere più intelligente anche rallentare, perché, come dice un cardiologo che lo conosco bene, non perché io abbia bisogno di lui, perché fortunatamente non ho problemi del genere, però dice: chi corre arriva prima alla meta, che forse tutto sommato alla meta è meglio arrivarci dopo, no? Quindi questo tema, questa alternativa, questo dilemma tra correre e rallentare è certamente ha dato vita certamente a un panel che ci permetterà di riflettere su una delle caratteristiche fondamentali del nostro modo di vivere. Poi c'è un'attenzione, e la definirei un'attenzione naturale, verso i temi dell'energia e dei cambiamenti climatici. Allora, la transizione energetica, noi lanceremo a Trento un osservatorio sulla transizione energetica, perché c'è da farsi qui delle domande importanti. Ma vogliamo dire che rispetto a 10 anni fa, con tutto quello che è stato detto sull'energia, detto e fatto sulle energie rinnovabili, oggi l'energia prodotta da combustibili fossili è uguale, se non superiore, a quella che veniva prodotta 10 anni fa? Beh, c'è da farsi delle domande, c'è anche forse da tentare di darci delle risposte, con tutto quello che è stato detto sulle energie alternative, con tutto con gli investimenti che sono stati fatti. È chiaro che il mondo ha un problema qui. Così, e qui ci darà un contributo anche quello che ritengo essere un personaggio da ascoltare con attenzione, che è Paolo Scaroni, attualmente presidente dell'Enel, ma è stato tante altre cose. Tra l'altro c'ha una medaglia, per me, che vale molto, sul medagliere, è il presidente del Milan, ma scusate, chiudiamo questa piccola parentesi del tutto personale, che credo che scontenterà molta gente in sala, ma cosa volete? Da Altafini in poi non posso nascondere le mie responsabilità. Ecco, Scaroni verrà a parlare proprio dell'energia, di quello che sta accadendo, che poi si intreccia, e qui ci ha dato una mano formidabile un professore che è anche presidente di Novisma Energia, Davide Tabarelli, lo è stato della Bocconi, adesso è all'Università di Bologna. Ecco, con Tabarelli abbiamo organizzato dei panel nell'energia davvero interessanti, credo di poterlo dire. Uno tra tutti riguarda l'auto elettrica, ma vogliamo qui porci qualche domanda. L'auto elettrica, e questo è un dilemma della nostra epoca, la Commissione Europea ha dato delle risposte, adesso ci saranno le elezioni, vedremo cosa accadrà dopo, ma l'inquinamento dell'auto elettrica come deve essere misurato? Va misurato per il periodo di esercizio e di funzionamento dell'automobile,
oppure va misurato tenendo presente, partendo dalla produzione della componentistica per auto e arrivando fino allo smaltimento dei componenti della stessa auto elettrica. Lo scenario cambia completamente. È bene esserne consapevoli. Ecco, io credo che se c'è un punto su cui vado orgoglioso rispetto al Festival di Trento è di non dare niente per scontato e di cercare di essere un piccolo, ma credo non banale, antidoto alla superficialità. Ecco, io credo che una delle caratteristiche, ahimè, della nostra epoca è proprio la superficialità. Allora, io personalmente ne ho le scatole piene di questa superficialità, perché poi si ragiona slogan, a contrapposizioni di schieramento a prioristici. E cerchiamo di capire davvero come stanno le cose, di rendercene conto personalmente, di remare contro la superficialità. Per presentare l'edizione di quest'anno del Festival dell'Economia di Trento, è stato ricordato prima, abbiamo fatto un roadshow a livello internazionale che è stato molto interessante. Sto facendo anche degli interventi nelle scuole. Sono stato al CUO di Vicenza, alla scuola di management, alla facoltà di economia di Perugia, alla business school di Bologna. Andrò alla LUIS di Roma, probabilmente anche alla Sapienza, insomma a Lucca, alla scuola di management di Lucca. Ecco, una cosa continuo a ripetere in questi incontri che faccio per raccontare quello che è il Festival dell'Economia di Trento: rifugiate dalla superficialità, che è un dramma della nostra epoca, e rifugiate dall'utilizzo dei social network come strumento di superficialità. Studiate, 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 perché la superficialità non produce niente di buono, produce solo scontri a prioristici e di schieramento. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di quello. E da questo punto di vista il Festival del Comune di Trento credo che dia un contributo importante per recuperare il valore del confronto e della conoscenza, che deve arricchirsi di due contributi fondamentali: quello che arriva dai giovani, perché l'entusiasmo dell'età giovanile è irripetibile, ma anche quello che deriva dalla saggezza. E in proposito volevo ringraziare una persona che saggia lo è molto, è in prima fila anche quest'anno, Enrico Salza, e lo posso definire scherzando un grande vecchio del potere economico torinese. Ecco, lo vedete in prima fila. Enrico, ma tu che di poteri te ne intendi? Lui ha rappresentato a Torino per tanti anni l'unico vero grande contropotere nell'economia alla Fiat degli Agnelli. E bisogna dargli rispetto, se non altro per questo, perché poi erano tempi diversi, perché adesso è facile dirlo, no? Ma insomma, per 40 anni nell'asse Agnelli, Mediobanca è un asse che ha governato l'Italia nell'economia e anche non solo nell'economia ma anche nella politica. Quindi quel signore lì che vedete in prima fila è arrivato da Torino e mi fa davvero piacere che sia venuto, è uno che di ringraziamo tanto e di potere se ne intende, e mi fa piacere averlo con noi. Grazie per essere arrivato qui oggi da Torino. Tra l'altro, direttore, vedo che insomma tra i numeri di questo programma, no, li ripeto ma li trovate in cartellina: 5 premi Nobel, 22 ministri, 80 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 40 relatori internazionali, ci sono 57 tra manager e imprenditori. Il festival è un'occasione per portare chi fa impresa soprattutto a contatto con i giovani. E porteremo imprenditori che non è facile ascoltare in pubblico, in circostanze come queste. Ci sarà Marco Tronchetti Provera della Pirelli, ricordo Daniela Bracco, ricordo Emma Marcegaglia, ma anche Luca Cordero di Montezemolo e anche Francesco Gaetano Caltagirone, con quale abbiamo immaginato di fare, immaginato e poi dopo è il programma, per cui lo vedrete, un panel un po' particolare. Così cadde l'impero romano. Noi troppo spesso non ce ne ricordiamo, ma l'impero romano ha governato il mondo, no? Ma quando dico mondo intendo proprio il mondo, neanche l'Europa. Però è caduto in un periodo ristrettissimo di tempi, è passato dal massimo del potere allo sfaldarsi in modo clamoroso. Ma come ha potuto accadere e in che misura
possiamo riflettere su queste circostanze per capire forse anche quello che sta accadendo. E qui abbiamo un altro panel che ho organizzato, ed è come oscilla il pendolo tra Occidente e Oriente. Oscilla, e purtroppo per l'Occidente, e quindi poi anche per noi, questo pendolo mi sa che si sta spostando verso Oriente. È bene che ne siamo consapevoli, prima di risvegliarsi da un sogno cadendo dal letto. Meglio non cadere dal letto, perché poi ci si può anche far male. Ecco, come oscilla il così cadde l'impero romano e come oscilla il pendolo tra Occidente e Oriente, credo che siano due eventi davvero significativi, e ne aggiungerei un terzo che riguarda le leadership. E c'è un problema oggi che ha non solo l'Italia, non l'Europa, ma l'intero mondo dell'Occidente, ed è la crisi delle leadership. Immediatamente noi pensiamo, quando si pronunciano queste parole, alla crisi delle leadership nella politica. Certamente è così, ma guardate che la crisi delle leadership non riguarda solo la politica, riguarda le professioni, riguarda l'intero mondo occidentale, e qui poi si aggancia a un altro aspetto, il confronto tra democrazie e autarchie. Ecco, a che punto siamo? L'autarchia può essere una scorciatoia. Io continuo a preferire la democrazia, cioè è uno dei dilemmi della nostra epoca, ed è bene che chi è protagonista di un mondo di democrazie si ponga perlomeno il problema. Anche qui il rischio è poi di cadere dal letto, sempre meglio e più saggio evitarlo. Un altro degli aspetti che approfondiremo al festival è l'abitare. Ecco, l'abitare, è chiaro che noi abbiamo il privilegio, vivendo in Occidente e vivendo in paesi che certo hanno sacche di povertà, ma sono sostanzialmente paesi ricchi, mangiamo tutti i giorni, ci facciamo la doccia tutti i giorni, ripeto, certamente ci sono sacche di povertà, però in generale siamo paesi che possono concedersi il lusso di pensare come abitare meglio. Però poi abitare meglio, poi si aggancia a un altro concetto, l'abitare tra il dire e il fare. E qui avremo un grande personaggio, è un italiano che è una star del MIT di Boston, Ratti. Ecco, lui, Carlo Ratti, verrà al festival e proprio interverrà su questo tema, l'abitare tra il dire e il fare, che poi verrà approfondito anche questo concetto in altri panel. Ma avremo anche Sabino Cassese, che interverrà sull'argomento i nuovi volti del potere. Cassese è sempre un personaggio che si ascolta molto, molto volentieri. Avremo poi i principali esponenti delle autorità italiane. Ci sarà il presidente della Consob, Paolo Savona, il presidente dell'ABI, Alberto Patuelli, e anche il direttore delle Agenzie delle Entrate, Ruffini, che parlerà proprio sui temi che riguardano il mondo del fisco, che è un mondo in straordinario cambiamento. Ma avremo anche, e poi mi guardi severo, per cui ho capito che devo chiudere, ma però non ce la faccio a trattenermi, almeno no, per citare. Io so già, come dissi Ratti, già l'anno scorso, è colpa mia, nel senso che ci sono talmente tanti i nomi che non riusciamo a citare, che tutti meriterebbero veramente un momento di approfondimento, però a questo punto venite al festival, mi verrebbe a dire, no? Sì, e butto lì alcune cose finali, che mi fa piacere però ricordare. Avremo, a proposito dei cambiamenti del clima e delle catastrofi naturali, ci sarà il generale Figliuolo. Beh, insomma, lui si è dato un po' da fare, no? Sentiremo le sue esperienze e anche che cosa si può immaginare sul futuro. Avremo un panel che abbiamo intitolato Capitali clandestini e paradisi fiscali, perché è inutile che ci pigliamo in giro. Passano gli anni, cambiano le regole, ma la sostanza non cambia. Qui, giusto per parlare dell'Italia, continuiamo ad avere in Italia 100 miliardi all'anno di evasione fiscale, di capitali sommersi.
e dove vanno a finire? Ecco, ce ne parlerà tra gli altri l'ex capo della Procura della Repubblica di Milano, Francesco Greco, che adesso non ha più il ruolo che ha avuto per tanti anni, ma è uno che di capitali clandestini e paradisi fiscali se ne intende abbastanza. Avremo un panel su denaro e religioni con professori che arrivano dalle principali università anglosassoni. Avremo un panel che riguarda il mondo dei sindacati. Hanno una rappresentanza inferiore certamente del passato, perché le associazioni intermedie non vivono momenti esaltanti, però interverranno il segretario della CGIL, della CISL e della UIL su un tema, i sindacati tra cambiamento e conservazione, e siamo contenti di averli a Trento, ci sarà tanto da domandargli. Chiudo ricordando invece, dopo aver parlato un po' a tutto campo, due cardinali, perché noi siamo dialettici, no? E quindi ci fa piacere avere un contributo di saggezza da parte del cardinal Ravasi, che aprirà il festival, come ormai tradizione, ma anche del cardinale Zuppi, che ci fa piacere avere tra di noi quest'anno. Direttore, che dire, si merita un applauso innanzitutto. È un programma davvero sterminato, come abbiamo detto, perché sterminata è la domanda, d'accordo, e non tralascia nessun aspetto, no, in questa grandissima bussola che cerchiamo di mettere a fuoco in quei giorni a Trento con il Festival dell'Economia, perché poi c'è il mondo dell'Accademia, c'è il mondo dell'informazione, tanti mondi sono stati citati, un'attenzione anche da un punto di vista pratico-logistico, ci sono delle formule per riuscire a far venire le persone, i giovani in modo particolare, insomma c'è di tutto, c'è di più. Sì, per i giovani in particolare, mi fa piacere ricordarlo, un aspetto fondamentale, c'è un accordo con le Ferrovie dello Stato che prevede una scontistica, Trentino Marketing ha dato un contributo anche per prevedere una scontistica sugli alloggi, insomma ci siamo dati da fare anche per favorire la partecipazione dei giovani in arrivo in Trento, Caput Mundi, anche da altre parti. Grazie direttore. Però mi concedi una battuta finale. Ecco, secondi. C'è un evento che a me è quello che piace più di tutti e quindi mi fa piacere ricordarlo qui in chiusura di questo intervento. Il titolo che abbiamo scelto è "I bambini nascono per essere felici" e interverrà Padre Fortunato, che attualmente è il portavoce della Basilica di San Pietro, insieme con un premio Nobel, la Carmanna. E io credo che questo sia davvero forse l'evento di cui sono più orgoglioso in questo festival, perché le tragedie del nostro tempo sono tragedie che coinvolgono gente innocente, cioè i bambini, e per l'appunto i bambini nascono per essere felici, non per venire mutilati. Fabio Tamburini, grazie davvero di cuore per l'impegno, anche per quest'ultimo messaggio profondamente etico che ci induce tutti quanti a non rinunciare, a dire no alla guerra, no? Perché poi il tempo passa, tempus fugit, è vero, abbiamo la memoria corta, come è stato richiamato poco fa nei precedenti interventi. È il momento di un secondo, chiamiamolo salotto, un breve confronto con altri protagonisti del festival. Chiamo dunque volentieri qui con me il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il rettore Flavio De Florian e l'amministratore di Trentino Marketing Maurizio Rossini. Benvenuti. Benvenuti e grazie per essere anche quest'anno forti partner di questa avventura. Cominciamo magari con il sindaco. È naturale porre la domanda quo vadis, come dicevo poco fa anche al presidente della provincia autonoma di Trento, per un sindaco di una città capoluogo che comunque credo che delle idee già le abbia e anche una missione particolare quest'anno, come abbiamo già avuto modo di discutere, no, in altre occasioni, ossia l'essere capitale europea del volontariato. Allora, caro sindaco, come affrontiamo il quo vadis? Grazie, buongiorno. Sì, il quo vadis è ben una domanda che capita di ricevere ai sindaci e noi proviamo a dare delle risposte sul dove va la città di Trento. Noi siamo molto contenti perché ogni anno con il Festival dell'Economia diventiamo per qualche giorno capitale del libero pensiero,
perché il punto è quello detto dall'amministratrice delegata. Sono giornate nelle quali ci facciamo, proviamo a farci le domande giuste. In questa Trento Caput Mundi, ecco, quest'anno siamo anche capitale europea del volontariato. Il presidente Mattarella, che è venuto a Trento il 3 febbraio per l'inaugurazione di Trento Capitale Europea, aveva definito nel 2020 il volontariato il sommerso del bene e ha chiamato Trento, oggi permetteteci, noi trentini normalmente abbiamo un atteggiamento un po' dimesso, però già che si va di complimenti, l'ha definita potenza della solidarietà. Beh, noi parlando di volontari, in quest'anno in cui abbiamo dovuto anche trovare un modo per definirli, li abbiamo chiamati semplicemente gente felice, perché siamo proprio sicuri che chi fa il volontario è un po' più felice delle altre persone, non perché non abbia le sue difficoltà, le sue sofferenze, proprio perché l'abbiamo, viene da dire lettore, riscontrato empiricamente. E quindi il claim di quest'anno per noi è proprio quello della gente felice. E siamo felici di poter dire che il Festival dell'Economia ospiterà anche una sezione all'ITAS Forum dedicata al volontariato nelle sue connessioni con l'economia sociale, con la mutualità, con la cooperazione, ma anche proprio per questo portato di creazione di capitale sociale. E questa per noi è davvero una bella notizia. Tra l'altro ringrazio tantissimo Sole 24 Ore e Sole 24 Ore 20, perché siete proprio veloci, cioè, va detto, è bello lavorare con voi. Dove va la città? La città, visto che siamo alla 19ª edizione, la città cambia. E noi abbiamo alcune opere finanziate PNRR che sono guidate proprio da comune e provincia, e per questo siamo perfettamente nei tempi. Abbiamo un'altra opera molto grande, che è quella della circonvallazione ferroviaria, sulla quale io e il presidente Fugatti ogni giorno chiediamo che siano mantenuti i tempi. Abbiamo dato a questa trasformazione della città, mi tocca insomma dare proprio in enfasi questo nome, Super Trento. Super Trento non è l'essere velleitari, è che, lo vedete in questa immagine, siccome con la galleria ferroviaria avremo la possibilità di interrare la linea storica, lavoreremo tanto e stiamo lavorando sulla superficie di Trento, quindi Super Trento, anche questo gioco di parole. E che dirvi, questo è dove sta andando la città, felicissimi, a proposito di gente felice, di avere una nuova edizione con voi del Festival dell'Economia. Grazie. Grazie a Franco Ianeselli. Tra l'altro, insomma, con gente felice i bambini hanno il diritto di vivere felici, che ha richiamato il direttore Tamburini. La sintonia c'è, e non solo per questo. Sono molto contento, tra l'altro, della presenza fisica del rettore dell'Università di Trento. L'anno scorso si era collegato, è un piacere, no? Mentre entravamo ha detto bello essere qui, visitare il MUDEC. Noi diciamo bello avere sempre l'Università di Trento partner, un po' per la qualità scientifica, come ha ricordato il presidente Fugatti, che sa assicurare, ma soprattutto anche perché è depositaria di una mission molto importante a proposito del Quo Vadis. Fungete un po' da bussola di orientamento per le giovani generazioni. Beh, sì, l'università è una comunità molto ampia, ma è rappresentata in maniera significativa soprattutto da studentesse e da studenti. E se noi riconosciamo che i temi di questo festival, ma anche i temi dei festival del passato, guardano molto al futuro, è evidente che chi più delle giovani generazioni può essere interessato al futuro e quindi a porsi delle domande. Ecco, su questo vorrei riprendere un accenno che ha fatto l'amministratrice delegata. Non le rubo l'idea, ce l'ho, giuro, nella tasca qui negli appunti che mi ero preparato. Credo che sia molto più importante fare le domande giuste. Oggi abbiamo proprio come titolo del festival una domanda. Farsi le domande giuste. Poi le risposte a volte vengono, a volte non vengono, a volte sono controverse. E i ragazzi e le ragazze sono molto attenti a porre delle domande. E credo che una cosa che noi dovremmo imparare a fare sempre di più tutti è ascoltarli. Perché, diciamo, gli studenti e le studentesse partecipano al festival certamente a sentire il contributo che può venire dagli autorevoli speaker che abbiamo sentito, da Fabio Tamburini, impreziosiranno questa edizione del festival, però anche per essere ascoltati. Una delle cose che anche il direttore Tamburini ricordava
rappresenta un valore aggiunto del festival è che si discute, cioè si fanno delle domande, chiunque partecipa al festival alla fine può magari intervenire, magari porre delle questioni, e questo è un grande valore ed è in fondo una delle motivazioni che porta la gente a venire in presenza al festival, perché altrimenti ci sono altri strumenti per seguire un bel seminario, ma non si partecipa, non si è parte attiva. E quindi è molto importante che, così come nelle edizioni precedenti e in questa, si lasci spazio alla possibilità di interventi anche dal pubblico, e ripeto, per quel che riguarda soprattutto studenti e studentesse, si ascolti quello che dicono, perché una delle questioni, secondo me, che non dobbiamo trascurare è proprio quella che chi rappresenta il futuro della nostra società, anagraficamente se non altro, ha molto più da dire di quello che spesso si ritiene, ha molto più da portare come contributo in termini di domande, come dicevo all'inizio, perché le domande sono il punto di partenza. È difficile dare buone risposte a domande fatte male. A volte non si riesce a dare buone risposte neanche alle domande fatte bene, ma se si parte male con la domanda, la risposta poi fa fatica a essere costruttiva. Quindi porre le giuste domande è importante come punto di partenza. I giovani, a volte noi facciamo fatica a capirli, ma molto spesso pongono le giuste domande. Sta a noi cercare di dare qualche abbozzo di risposta, e il festival in questo è sicuramente un grandissimo strumento di riflessione. Grazie a Flavio De Florian, grazie all'Università di Trento. Posso solo aggiungere una battuta, scusate, volentieri, ma proprio al volo. Fra i tanti eventi che ci saranno, mi piace ricordarne uno perché è collegato a un grande economista che è stato professore all'Università di Trento, che è Carlo Borzaga. E sono molto contento che il festival abbia dedicato uno spazio a una persona che, oltre ad essere stato un grande collega, una grande persona, ha dato un contributo all'economia del terzo settore di altissimo livello. Molto molto opportuna questa aggiunta del rettore. Adesso passiamo ad analizzare un altro aspetto del festival, quello più prettamente organizzativo, che pensa anche all'accoglienza, all'ospitalità, pensa al fatto che, insomma, è vero che siamo un po' abituati, sommessamente ricordo che ci siamo lasciati alle spalle un G7, quindi insomma ci sono tante occasioni che rendono abbastanza allenata la città di Trento, ma non basta mai e siamo sempre al lavoro. Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. Sì, una città allenata, il nostro sindaco l'ha detto anche prima, ma vogliamo vivere ognuno di questi appuntamenti come un appuntamento speciale, quindi non ci sarà mai l'abitudine di organizzare appuntamenti. Questo per noi è il festival, è l'occasione splendida per offrirci e offrire la città a tanti ospiti, molti sono anche trentini, di questo siamo contenti e orgogliosi, perché vogliamo che il festival sia un'occasione anche per la nostra comunità di dibattere, di discutere, di approfondire, di toglierci un po' da quel pressapochismo, come diceva prima Fabio, e invece parlare dei diversi temi, perché se ne conoscono un po' di più i diversi aspetti, e l'occasione del festival è un'occasione davvero straordinaria per offrirla poi un po' a tutta l'Italia. Sappiamo che abbiamo qualche limite, quando parliamo di un festival che vuol crescere nel tempo, sappiamo che abbiamo dei limiti davvero fisici anche, no? Dati dalla nostra capacità di ospitare le persone. Noi ci aspettiamo qualche albergo in più, alle volte anche Fabio e anche Federico stimolano un po' il nostro sindaco, ma adesso, a parte le battute, sappiamo che la crescita non può andare solo in quella direzione. Vogliamo crescere sempre di più in qualità, e anche quest'anno lo testimonieremo, e poi vogliamo che il festival diventi occasione di approfondimento anche per chi per tante ragioni non riesce ad esserci fisicamente nella città.
avremo la facoltà di giurisprudenza, questo bellissimo palazzo progettato da Mario Botta, in passato insomma luogo di altre attività, tra cui anche sede di giornali, e quest'anno invece ospiterà alcuni importanti appuntamenti, così come la facoltà di lettere. Anche la facoltà di lettere sarà sede del nostro festival. Per cui insomma possibilità di connettersi, possibilità di fruire dei contenuti anche per quanto riguarda le edizioni passate, spazi che mettiamo a disposizione per ulteriori appuntamenti e ulteriori eventi. Ecco, credo che il festival possa crescere in questi termini, e lo fa grazie ad una macchina organizzativa importante, imponente. Siamo contenti che il Sole abbia deciso di proseguire questo percorso, che il nostro presidente lo abbia accolto e lo abbia confermato oggi, e io mi sento, insomma, essendo impegnato più sulla macchina organizzativa, di ringraziare di cuore tutto il Sole 24 ore, ma in particolare insomma tutta quella parte manageriale organizzativa che fa del festival questa occasione davvero straordinaria. E quindi insomma Federico Silvestri è davvero un partner fantastico, straordinario, con tutte le sue persone, le donne e gli uomini che lavorano all'interno del Sole 24 ore, perché accanto alla guida di Fabio e del Consiglio d'amministrazione c'è davvero un'organizzazione importante. Organizziamo anche altri appuntamenti, ma ne parleremo in altre occasioni. È davvero difficile riscontrare una capacità manageriale organizzativa come quella che avete all'interno della vostra azienda. Allora ci aspettiamo un titolo domani: Il Sole splende su Trento. Grazie a Maurizio Rossini, grazie a Franco Ianeselli, grazie a Flavio De Florian. È il momento di Federico Silvestri, già citato da Maurizio Rossini poco fa. Lo accogliamo volentieri sul lambone, se è più comodo. Allora, nell'introdurlo, no, insomma, mi perdonerete, il direttore mi perdonerà, però poco fa avevamo anche detto, forse più conosciuto il Quo Vado del Quo Vadis, del resto sono passati 50-60 anni, e c'è un fondo di verità in questo aspetto, perché la cultura passa attraverso temi alti, temi accademici, momenti di sudore, di fatica, ma passa anche attraverso, un po', concedetemi questo termine, la leggerezza, la gioia di scambiarsi anche con un substrato culturale, esperienze vissute, un po' di ironia, un po' di sarcasmo, ci sta di tutto nella nostra cultura, soprattutto nella cultura italiana. Ecco perché è importante avere un fuori festival. Grazie e buongiorno a tutti. Noi naturalmente, prima di tutto, mi fa piacere ringraziare sia per la bella notizia dal presidente Fugatti, ma più in generale tutte le istituzioni trentine, la città di Trento, Trentino Marketing, perché credo che l'impegno del Sole sia visibile a tutti, ma questo tipo di iniziativa non potrebbe essere realizzata così se non avessimo dall'altra parte, come dire, un sostegno decisivo da parte di tutti i contributori del territorio, quindi credo che sia instaurato un circolo virtuoso di cui poi l'obiettivo naturalmente è che ne fruisca il pubblico, i partecipanti, sia quelli che vengono, sia quelli, come ricordava Maurizio, che ci seguono da remoto. Noi naturalmente abbiamo concepito il Fuori Festival per gli obiettivi che tu hai descritto. Volevamo da una parte avvicinare dei target che magari non sono così scontati o immediatamente prossimi, parlo in particolare dei ragazzi ma anche del mondo delle famiglie, e dall'altra dare un senso alla parola, cioè questo è un festival e quindi volevamo creare un'atmosfera appunto festivaliera. Lo abbiamo fatto e lo faremo con contenuti a volte parimenti robusti, a volte addirittura che arrivano all'intrattenimento, però è sempre un intrattenimento intelligente. Noi quando pensiamo a un contenuto, a un ospite, non ci focalizziamo solo sul talento artistico, che pure è importante, ma ci facciamo una domanda, cioè ci chiediamo se questo talent ha qualcosa da dire ai nostri ospiti e ha voglia di scambiare,
perché è uno scambio, no? È la tradizione del festival, il pubblico partecipa attivamente a tutti i contenuti del festival. Comunque quest'anno no, è difficile raccontare tutto quello che faremo, io ci proverò, non potrò citare tutto, non potrò citare tutti, però quello che ci piaceva è un po' significare anche la crescita di questa iniziativa del Fuori Festival, è nata fin dal primo anno, l'anno scorso sicuramente ha avuto una bellissima evoluzione, quest'anno vediamo che abbiamo cercato di implementare tutta una serie di novità, il nostro obiettivo è dare forza a idee che siano in qualche misura inedite con lo scopo di dare come dire, contenuti di formazione ma anche di intrattenimento sempre speriamo intelligente. Lo faremo quest'anno sia con un'offerta che vivrà nelle location del festival, quindi indoor, sia abbiamo voluto accendere ancora di più le piazze della città, quindi parleremo nei nostri appuntamenti indoor di tantissimi argomenti, ne cito alcuni, parleremo di intelligenza artificiale e di come questa impatta sul mondo del lavoro e in particolare sul mondo della comunicazione, perché intelligenza artificiale è un tema imprescindibile, però inizia a dilagare come argomento e quindi è meglio contestualizzarla. Parleremo di etica e tecnologia, in particolare ad esempio di tutto il tema legato ai chip cerebrali di cui si parla molto. Parleremo dei cambiamenti del mondo del lavoro, quindi ragazzi tutti i giorni sono chiamati a pensare alle scelte che faranno, noi vorremmo dare un contributo in termini di possibilità di illustrazione, ad esempio parliamo della differenza tra il lavoro di natura dipendente e il lavoro autonomo per dare un contributo dal punto di vista dell'orientamento. Parleremo di web reputation e del mondo dei social, sappiamo tutti che è un argomento di cui molto si è dibattuto, ma al di là dei fatti di cronaca è sicuramente un mondo che chiede anche alle istituzioni una regolamentazione. Parleremo molto e faremo anche molte interazioni con il mondo del gaming. Il gaming è una industry e noi ne parleremo con i protagonisti, ma visto che parliamo di gioco offriremo anche diciamo, la possibilità di in concreto giocare. Abbiamo creato un'area to watch, to play, in cui tutti i ragazzi, ma non solo, si potranno cimentare nei giochi più noti con cui vissuto di questo tipo di generazione e cercare di dare delle chiavi di lettura a sostegno invece di una visione più strutturata. Parleremo di arte e cultura con tanti appuntamenti, cito in particolare il calendario che abbiamo definito Economia della Bellezza. Parleremo di food, turismo e Made in Italy, cito un paio di ospiti, quindi avremo due istituzioni del mondo della cucina di altissimo livello, quindi il maestro Gino Massari verrà a trovarci
e anche lo chef Giorgio Locatelli, quindi parliamo di chef conosciuti in tutto il mondo, stellati. Parleremo naturalmente, e lo facciamo con grande piacere, di sport e inclusione, e soprattutto con un particolare focus sull'attività dedicata alla disabilità, e quindi ecco come lo sport e la disabilità ci portano a una comunanza intenti, no? Quindi come si vincono le sfide nella vita, lo facciamo con un grande campione, quindi Martin Castrogiovanni, che è uno dei più grandi rugbyisti italiani. E poi abbiamo voluto dedicare un focus naturalmente a tutti gli argomenti legati alla violenza contro le donne, perché è una cosa a cui teniamo molto. Abbiamo degli appuntamenti molto belli che abbiamo il piacere di sviluppare in collaborazione con la Cooperazione Trentina, quindi li voglio citare. Si parlerà di Generazioni del cambiamento con Taxi 1729, quindi uno spettacolo costruito con il linguaggio delle nuove generazioni, e poi di come inquadrare il futuro lo faremo con Lorenzo Baglioni, che è un grande autore di canzoni ironiche che sono in grado di spiegare argomenti molto difficili. Per il mondo outdoor, naturalmente ha parlato Maurizio Rossini del fatto che da quest'anno agganceremo nella nostra offerta Piazza Mostra. Abbiamo voluto dedicare questa piazza a un palinsesto per, diciamo, i nostri ospiti junior, quindi parlo dei ragazzi delle scuole elementari e medie, e naturalmente con loro tutto il mondo delle famiglie, quindi avremo uno spazio di Junior Lab che gioca e impara, quindi che li stimolerà, li intratterremo con favole dedicate all'educazione finanziaria, avremo uno spazio giochi, una ludoteca, presenteremo libri per bambini, porteremo avanti il nostro progetto Economy Kids. L'anno scorso abbiamo fatto un esperimento con 24 ore cultura e Radio 24, abbiamo voluto assumere dei giovani reporter per fare una redazione radiofonica. Quest'anno rilanciamo, perché è stato un grande successo, e coinvolgeremo quasi 200 bambini in questo progetto, quindi una cosa credo molto bella. Un altro spazio tradizionale con lo studio Andromeda, e quindi i disegnatori e fumettisti che ormai abbiamo imparato a conoscere, è una cosa molto bella in collaborazione con la Polizia di Stato. Quest'anno avremo molti appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale, ci piace farlo con la polizia, quindi a scuola di polizia, la strada per tutti, la polizia porterà un truck, un pullman, proprio per dare, come dire, un impatto molto strutturato a questo argomento, però intrattenendo i ragazzi. E poi una piccola sorpresa con Maurizio Rossini, 10 ne pensiamo e 100 ne inventiamo, quindi quest'anno vogliamo dare vita a una nuova tradizione, il trenino del festival, quindi vedremo per la città un trenino viaggiare che accompagnerà gli ospiti da una location all'altra. In Piazza Fiera quest'anno una novità, abbiamo voluto creare una lounge, una vera e propria lounge, quindi un grande palco che sarà attivo con un palinsesto dalla mattina alla sera, quindi la mattina intanto avrà un grande schermo che sarà un po' il second screen del festival. Per fortuna, però anche a volte purtroppo, non tutti riescono a fruire tutti i contenuti, no? Quindi abbiamo voluto creare degli spazi accoglienti in cui è possibile seguire gli appuntamenti anche se magari le sale sono esaurite. E qui oltretutto abbiamo un secondo appuntamento dedicato alla sicurezza stradale in collaborazione con A22, quindi con Autobreno, che ringrazio. Qui naturalmente faremo una cosa più strutturata a ragazzi che già si avvicinano all'utilizzo dell'autovettura, quindi ancora una responsabilità che devono imparare a gestire, e noi cercheremo di aiutarli. Il pomeriggio avremo una serie di talk e panel su tematiche tutte rivolte e pensate per i giovani, quindi gaming, cinema, fumetti, divulgatori scientifici, mondo dello sport e quant'altro. La sera abbiamo chiesto a un grande partner locale, quindi Radio Dolomiti, di aiutarci ad animare le serate, lo faremo con tanti artisti anche del territorio, e poi faremo un DJ set con Valentina Pegorer, quindi anche spazio per rilassarci un pochino.
a questo punto è bello anche condividere i vari appuntamenti che avremo con l'intrattenimento, quindi per quello che riguarda la comicità noi abbiamo voluto creare questa tradizione, abbiamo avuto tanti artisti importanti, quest'anno avremo Ale e Franz, quindi diciamo personaggi stramati dal pubblico che però hanno contenuti anche con tanti significati. Avremo uno spettacolo bellissimo con Paolo Colombo, che è un professore universitario, che ci racconterà la storia dell'immaginazione con una sua chiave di lettura. E poi grandi artisti nelle varie location, nei teatri della città, quindi avremo una serata con Francesca Michelin, che è una cantautrice tra le più importanti del nostro paese, da qualche anno anche una conduttrice televisiva, ma soprattutto una persona che ha sempre un contatto, un link diretto con le ragazze, molte cose da dire. Avremo Jack La Furia, che è un grande protagonista nel cuore dei ragazzi, è un componente dei Club Dogo, che è una band che sta spopolando. E avremo Clara è un'artista che veramente sta emergendo in maniera importante, è una cantante attrice, protagonista di Mare Fuori, quindi direi la serie televisiva più importante del momento, è vincitrice di Sanremo Giovani, nonché protagonista dell'ultimo festival, quindi noi pensiamo che sarà un appuntamento molto, molto atteso. Naturalmente spazio anche ad altro tipo di gusti artistici, quindi avremo uno stupendo concerto, tornano i violini del Museo di Cremona, torna Gilbert, una pianista straordinaria, e avremo il jazz di Alessandro Garofalo. Una cosa a cui teniamo molto sono gli appuntamenti non fissati con i ragazzi del conservatorio che troviamo in tutte gli angoli e le location della città. Siccome è un modo di vivere la città molto bello, abbiamo voluto affiancare al contributo dei ragazzi del conservatorio anche gli attori del Silent Theater della Biblioteca degli Alberi di Milano, che faranno delle incursioni sorprendenti e credo ci aiuteranno ad accendere nuove sorprese. In Piazza Battisti avremo come tradizione Radio 24, quindi non racconto, non disvelo niente, la piazza è sempre piena, tutti i nostri protagonisti in diretta con tutte le trasmissioni, alcune diciamo più pacate, altre più ridondanti, però tutte attese dal pubblico, e naturalmente un calendario di live, quindi al di là delle dirette della radio, ci intratterrà Gianpaolo Musumeci con la geopolitica di Nessun Luogo Lontano, i Chapter 11, Milan e Manera, gli Off Topics, e quest'anno una novità del nostro duo Cruciani-Parenzo. Abbiamo organizzato una conferenza stampa, però diciamo gli intervistatori saranno i ragazzi in particolare dell'università, che quindi avranno la libertà di metterli in croce finalmente rivolgendogli tutte le domande che vogliono. Sarà una bella gara. Assolutamente, una sorpresa, diciamo sempre per vivere appieno la città, in Piazza Pasi abbiamo voluto creare un caffè al sole, quindi un appuntamento la mattina con un'attività di rassegna stampa aperta a tutto il pubblico. Naturalmente è importante tantissimi appuntamenti con le economie dei territori, non li cito tutti perché non abbiamo tempo, dico solo che ci sono 22 realtà del territorio che sono protagoniste insieme a noi, ognuna delle quali porta dei contenuti straordinari che sono talmente belli ed importanti che poi vengono miscelati con tutta l'offerta del festival in un unico, diciamo così, palinsesto. Naturalmente avremo tanti incontri con gli autori, anche questa è una tradizione del festival, l'abbiamo voluto fare coinvolgendo le principali case editrici italiane, quindi non cito gli autori ma cito gli editori che ci accompagnano, Bompiani, Egea, Feltrinelli, Gribaudo, Mondadori, Rizzoli e naturalmente le case editrici del gruppo 24 Ore, quindi il Sole 24 Ore, la 24 Ore Cultura. Molto bello, io voglio ringraziare il sindaco, grazie sindaco per averci dato l'opportunità di partecipare alla vostra bellissima festa, io la chiamo così, e cioè di Trento, capitale del volontariato. Noi naturalmente Fabio Tamburini darà spazio nel palinsesto
a tutti gli approfondimenti del caso, ma noi abbiamo voluto anche nel Fuori Festival, come dire, ospitare una finestra di quello che la città vivrà tutto l'anno, perché è importantissimo rendere merito a queste persone straordinarie, i volontari che alimentano le iniziative, che, ed è quello che faremo, che noi racconteremo, naturalmente non tutte, però una bella overview, perché sono iniziative le più disparate a sostegno di tantissime attività che cambiano la vita alle persone, quindi è l'unione delle persone che cambia la vita alle persone, quindi noi siamo molto contenti di poter accompagnare la città di Trento in questo. E naturalmente concludo con una menzione per chi poi di fatto, oltre alle istituzioni trentine, permette il fatto che il festival sia così, e cioè i nostri partner. Quando si riescono a battere dei record è un bel momento, però è anche, come dire, una bella sfida, perché poi i record sono lì davanti. L'anno scorso abbiamo fatto 44 partner, e quest'anno ci saremmo accontentati di avvicinarci, però siamo riusciti invece a batterlo questi record, quindi ne avremo 47. Lasciate. Questa è la rappresentazione plastica, no? Ci vorrebbe un'altra conferenza stampa per dare loro onore, giustamente. Lasciatemeli citare perché sono loro che ci aiutano a costruire questo tipo di iniziativa, e anche perché un'altra delle tradizioni molto belle del festival, che questi sostenitori, come voi sapete, noi non li chiamiamo sponsor, noi li chiamiamo partner. Anche perché la maggior parte di loro viene a Trento a portare un contributo, un contenuto. E quindi è questa la cifra e la quadratura del cerchio che, come dire, si innesta nel circolo virtuoso di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi cito i top partner, che sono Accenture, Angelini, Conf Cooperative, Enel e Intesa San Paolo, i main partner, Autostrade per l'Italia, il gruppo Ferrovie dello Stato, Itas Mutua, Mundis, Simest, WeBuild, gli official ABI, quindi l'Associazione Bancaria Italiana, Amplifon, Lance, l'Associazione Nazionale Costruttori, Autostrade del Brennero, COIMA, CONAI, l'ENAV, EPTA, Fincantieri, il gruppo IMQ, AINS, INAP, REKIP, RINA, SNAM, TERNA, ARVEDI, lo studio Bonelli Erede, la Cassa dei Depositi e dei Prestiti, il Consorzio della Mozzarella e Bufala Campania, Grant Thornton, Idro Dolomiti Energia, Intellera Consulting, Porsche Consulting, Pasta Rummo, Starting Finance, Tinexta. Quindi, come vedete, un parterre de roi, ma una cosa bella è che il Fuori Festival, di cui abbiamo notato la crescita, ha anche i suoi partner specifici, che sono la Fondazione Caritro, contributo dell'Università Luis Guido Carli, l'Andrea Bocelli Foundation, l'ente Arion We e Leonardo, quindi una società, voglio dire, tra le più importanti del nostro paese. Cito la collaborazione che abbiamo, che è ormai tradizione, col Parlamento europeo e la Commissione europea. Quest'anno affianchiamo a loro la Banca europea degli investimenti. E è importante citare anche i media partner, no? Quindi sappiamo che il festival ha un eco straordinario, quindi tantissimi giornalisti accreditati, però anche un grande contributo dei media partner. E quindi ci piace citarli. Naturalmente, oltre a tutte le testate del gruppo 24 ore, abbiamo Sky di G24, ci accompagna anche quest'anno il Financial Times, rinnova il suo impegno all'Economista e quest'anno si aggancia a un nuovo partner internazionale, quindi sulla scorta dell'attenzione del direttore anche al mondo cinese abbiamo invitato Economic Daily, che è una delle più importanti testate economiche del mondo, sicuramente la più importante in Cina. Quindi aspettiamo tutti al festival e pensiamo e speriamo di aver creato le condizioni per vivere davvero, questo è quello che avevamo detto all'inizio, un festival nel vero senso della parola. Grazie, grazie a Federico Silvestri.
Era l'ultimo degli interventi in programma in questa ricca, ricchissima conferenza stampa. Direi che il modo migliore di lasciarci è richiamare tutti sul palco per la tradizionale fotografia di gruppo. Se poi i colleghi giornalisti avessero delle domande, prendiamo nota e le formuliamo subito dopo la fotografia. Grazie naturalmente a tutte le persone che hanno voluto seguirci fisicamente e chi da remoto. E naturalmente ci diamo appuntamento a Trento per il Festival dell'Economia edizione 2019. Buon proseguimento di giornata. Prego.